mai poteva accadere di una concomitanza così positiva, insomma, di parlare di carcio dopo che la nostra squadra, la Liverpool, ha avuto una gloriosa vittoria proprio all'occhio di essere entusiasmanti, direi. Quindi ci sentiamo ancora più carichi, pieni di energia proprio ad affrontare questa prima edizione di Stracalciando 2013. Un'iniziativa che vede, risulta insomma già oltre 400 ragazzi, bambini, che parteciperanno a questo evento e che quindi, oltre ad essere importante insomma per la parte sportiva, è sicuramente un evento che vede coinvolta l'intera città e la vede coinvolta talmente tanto che proprio l'amministrazione ha positivamente accolto la richiesta di concedere Piazza del Plebiscito, la piazza principale, la piazza centrale, la piazza insomma, di governo, diciamo così, proprio per fare da parterre, da campo per questa iniziativa così importante. Una manifestazione che si svolgerà durante la mattinata del 19, io ringrazio per questo ovviamente la FIGC con Ermanno Todini, con Renzo Lucarini. Purtroppo manca Maurizio Rossi, che è responsabile regionale del settore giovanile, e la signora anche Maria Dominioni, Ilaria Dominioni. E quindi insomma, mi sembra che siano le prerogative proprio per un evento che oggi, come ho detto, la città, naturalmente una parte sportiva, un'iniziativa sportiva, e penso che ora lascerò la parola a chi presenterà in modo più dettagliato la città. Scusate, allora, l'iniziativa. Buongiorno a tutti, grazie al vice sindaco per questa presentazione. Dunque, io da pochissimo tempo sono il delegato provinciale della FIGC di Viterbo, presso il posto del signor Renzo Lucarini, che oggi è qui presente con noi, e già diciamo dal primo giorno che ho messo piede in questo ufficio, pensavo subito che Viterbo meritava per la sua storia qualcosa che poteva, diciamo così, avvicinare il calcio dei bambini con la storia che ha Viterbo. E quindi chi meglio di Piazza del Plebiscito, o Piazza del Comune come viene chiamata, poteva rappresentare ciò. Strada Calciando è una manifestazione dove si gioca per strada, dove si ritorna alle vecchie abitudini che avevamo una volta noi con qualche capello bianco, anche se non i capelli, con qualche capello in più, giocavamo nelle strade, portavamo i bambini, giocavamo insieme in mezzo ai San Pietrini, in mezzo a Cemento, in mezzo a tutto quello che era, e così la Federazione Italiana Gioco Calcio del settore giovanile scolastico da qualche anno ha fatto questa, ha messo in piedi questa manifestazione che potesse un po' ricordare quello che è stato una volta il calcio per strada. Queste manifestazioni sono svolte nelle più grandi città d'Italia e negli ultimi due anni Roma ha fatto queste manifestazioni in via della conciliazione e in via dei fuori imperiali, quindi due simboli della romanità, e ha avuto un successo strepitoso. E quindi io, proprio per vedere, per sapere quello che era, ho voluto a tutti i costi portare questa manifestazione a Viterbo. E quindi ringrazio il Comune di Viterbo, il sindaco in testa, che non ci ha fatto nemmeno parlare quel giorno, quando con il consigliere regionale Renzo Lucarini siamo venuti qui a parlare con lui, non ci ha fatto nemmeno parlare, ci ha detto subito sì. E quindi poi l'organizzazione è andata avanti. Abbiamo contattato tutte le società della provincia, questa manifestazione sarà riservata a bambini nati negli anni 2004, 2005, 2006 e 2007. Quindi sono proprio piccoli bambini, piccoli calciatori proprio in erba. Abbiamo messo in piedi insieme al mio staff, che è al mio segretario, che è il signor Vincenzo Loretti, che sta in fondo, e all'addetto stampa, nonché il referente del calcio a 5 Nicola Savino, e tutti i miei collaboratori in delegazione. Abbiamo messo in piedi questa organizzazione e soprattutto siamo riusciti a trovare una signora che si è resa molto disponibile con la sua azienda, la Lombardi Casa di Capranica, a premiare questi bambini. La signora che oggi è qui presente, Ilaria Dominioni, della appunto Lombardi Casa di Capranica, che domenica ci ha messo a disposizione
queste medaglie che daremo a tutti i ragazzi, tutti i bambini che saranno presenti. Io la ringrazio di cuore per questa sua collaborazione, l'ho vista molto entusiasta di tutto ciò, poi sentiremo anche le sue parole. Io vi dico che a tutt'oggi sono, come ha detto il vice sindaco, oltre 350 i bambini che ci hanno messo, i bambini che hanno dato la loro adesione a questa manifestazione. È un successo che spero non ci venga nominato al maltempo, visto quello che purtroppo vediamo oggi. Sono convinto che Viterbo risponderà alla grande, noi ce l'abbiamo messa tutta per fare ciò, e quindi ringrazio ancora una volta il Comune di Viterbo per questa adesione, ringrazio la provincia di Viterbo che ci ha dato la sua, il suo patrocinio, ed anche il CORI che ci sta vicino per quanto concerne la sua, le sue possibilità. Quindi se avete domande magari le faremo dopo, intanto vorrei dare la parola al consigliere regionale Renzo Lucarini. Grazie. Grazie a voi, buongiorno. Innanzitutto porto i saluti del presidente regionale, dottor Zarelli, e del consiglio direttivo tutto. Che dire, questa è una manifestazione importante. Importante perché vi posso garantire che nel Lazio i numeri danno un forte calo nei settori giovanili. E questo non è positivo. Non è positivo perché il futuro del calcio sono proprio i bambini. Un forte calo perché molto probabilmente la metà delle nascite senz'altro influiscono come è stato influito nelle scuole. Però si sta espandendo un discorso diverso, anche che il calcio è violento, anche che il calcio c'è infortunio, anche che il calcio è qualcosa di superiore. Io sono tanti anni che frequento la Federazione Italiana Gioco Calcio, sono 23 anni, ho fatto 10 anni di delegato e mi appresto a fare questo quadriennio con un consigliere. Dico soltanto una cosa, gli sport sono tutti uguali. Nel calcio, cioè solo abbiamo, assumendoci le responsabilità tutti, abbiamo fatto solo un grosso danno. Abbiamo chiesto aiuto ai genitori e lì è stato il nostro errore. Ossia, la società che non aveva disponibilità di mezzi per portare i bambini chiedeva ai genitori di accompagnarli. I genitori, quando vedono un bambino che fa tre gol, pensano che è Pelé. Non è così, non è così. Credetemi, non è così. Quando tu senti un bambino di 10 anni che il genitore gli dici rompi il piede, ma come quell'altro è un altro bambino di 10 anni? Ma questo succede sui campi, credete? E con Strada Calciando noi vogliamo proprio dimostrare e far vedere che le regole della federazione ci sono. Voi vedrete domani mattina che sarà presente 400 bambini che giocano senza arbitro, senza guardiani, senza che ti dirigi un pochino e gli dici vai di qua, vai di là. Sono bambini, devono giocare, corrono appresso alla palla, poi la palla dove va, se il gol viene, se il gol non viene, non viene. Ma la realtà del calcio è questa, e noi con queste manifestazioni cerchiamo e vogliamo far vedere che le regole ci sono e vanno rispettate, ma come sport, non come illusione che il bambino domani. Signori, qui dentro in questa stanza c'è un amico bellissimo che è un ragazzo che gioca con i professionisti. Vi dico che è una persona validissima, non facciamo nomi, però è un ragazzo che è partito dalla camera, è un ragazzo che è partito da solo, abbandonato la famiglia e si è andato a vivere a Grosseto. Arrivare a fare il professionismo, non vi dico i numeri, ma arriva uno ogni tanti, credetemi. E per arrivare al professionismo si intende pure i 5 gironi di Lega Pro, che alla fine è gente che si chiamano professionisti, fanno una vita da professionista, ma in realtà non guadagnano quanto guadagnano i professionisti. Poi si trovano a 35, 40, 36 anni che non hanno né arte né parte e cominciano i problemi. Allora il calcio deve essere fatto da noi dilettanti ed è giusto che ci divertiamo. Non dobbiamo scimmiottare con la Serie A, non ce ne, scusate l'espressione volgare, non ce ne frega niente, siamo fieri di essere dilettanti. E domani mattina questi bambini lo dimostreranno. Io mi auguro che verrete per vedere la gioia e la volontà con cui giocano a pallone senza che nessuno gli imponga le regole. Le regole se le fanno da loro sul campo. Questo sta di sicuro che avverrà. Io non aggiungo altro. Sono stato pesante, ma come al solito quando parlo dei settori giovanili parlo e mi infogo veramente in questa maniera. Perché ci credo. Il futuro del calcio è il settore giovanile. Non c'è un altro. Grazie a tutti, scusatemi per la mia
un po' forse di esuberanza, però quando ci vuole ci vuole. Grazie. Sì, vorrei un attimino che Nicola Savino parlasse un attimino dell'organizzazione che abbiamo curato per questa manifestazione. Innanzitutto devo dire che mi trovo un po' a disagio, perché sono abituato a stare dall'altra parte della barricata. Non mi sono ancora abituato al cambiamento di status. Comunque, a parte questo, come diceva il Presidente, stava calciando, è una manifestazione di straordinario impatto sociale, prima che sportivo. Questa organizzazione, che è stata faticosa, ve lo confesso, è stata coinvolta tutta la delegazione provinciale della Federcalcio di Viterbo, sono state coinvolte in primo luogo le società che operano a Viterbo e che si sono impegnate a fornire non solo un supporto tecnico, ma anche un supporto organizzativo. Fino a questo momento credo che le adesioni delle società siano circa una trentina più o meno, ma il numero preciso non lo so, per un numero di iscrizioni al momento che è di 378. Noi speriamo che tutti possano partecipare, tutti i ragazzi iscritti, i ragazzini iscritti possano partecipare, però ci rendiamo conto che la domenica poi è il giorno dedicato alla famiglia, quindi qualche assenza va messa in conto, ma questo non toglie che si tratta di, comunque di numeri molto grandi relativamente alla nostra città e alla nostra provincia, perché stava calciando coinvolge tutta la provincia di Viterbo, quindi società che vengono dall'estremo nord al profondo sud della provincia di Viterbo. Sarà una giornata particolarmente impegnativa, perché lo splendido scenario di Piazza del Plebiscito è però piuttosto limitato rispetto ai numeri previsti. I tecnici disegneranno i tappeti sul selciato con i coni. Le previsioni parlano di circa 9 o 10 campi. Siccome giocano 10 bambini per volta più o meno, 10 o 8, vedremo un po' come si potrà fare, non tutti i partecipanti potranno contemporaneamente giocare e quindi immaginate che sarà problematico tenere a bada quelli che non giocano. Quelli che giocano, vabbè, giocano, stanno buoni e si divertono, ma quelli che non giocano tendono ad entrare, non dico ad infastidire, però vogliono entrare, quindi bisognerà tenerli un po' a bada. Per adempiere a questo compito ovviamente ci affidiamo ai tecnici, ai dirigenti delle società che avranno del settore giovanile scolastico, evidentemente, che avranno il compito un po' di controllare la situazione. Tenete presente che insieme a 378 bambini iscritti ci sono i genitori, probabilmente i nonni, qualche zio, qualche cuginetto. Quindi è si parla di numeri grossi, si parla di, non dico migliaia, però forse a 1000 ci arriviamo, anzi superiamo. Quindi anche dal punto di vista logistico è un impegno gravoso. Di questo ringraziamo, come ha detto il Presidente, innanzitutto il Comune di Viterbo, che ci ha messo la piazza del Plebiscito, sarà completamente transennata e totalmente chiusa al traffico. Quindi il traffico sarà deviato all'altezza di Fontana Grande in modo da avere tutta la disponibilità della piazza, di avere più spazi sia per il gioco che per gli accompagnatori, per i genitori. Contiamo, speriamo, questo purtroppo non dipende da noi, nella clemenza del tempo. Le previsioni per oggi, per domani, per domani sono di pioggia, abbiamo visto proprio stamattina. Speriamo che nel fine settimana le cose possano migliorare per consentire a tutti di potersi esprimere al meglio. Va un ulteriore ringraziamento al consigliere.
della Federcalcio regionale che ha appoggiato queste iniziative. Saranno presenti, ecco, dimenticavo, anche i tecnici regionali del settore giovanile e scolastico che fungeranno da coordinatori, da organizzatori. Noi saremo qui dalle, per me l'alba praticamente, dalle 8:30 la mattina, perché dovremo procedere alla facciatura dei campi. E stiamo qui, insomma, vi aspettiamo, sarà una grande festa, di questo sono sicuro, sarà una grande festa, così come lo è stato a Roma, in scenari e con numeri che sono evidentemente più grandi, stiamo parlando di una città che è 10 volte più grande di Viterbo, quindi anche i ragazzini che partecipavano stavano calciando a Roma 10 volte di più, però anche con spazi molto più ampi. Vi aspettiamo, ripeto, vi aspettiamo tutti. Voi colleghi miei giovani, voi che siete giovani, e buon divertimento, che cosa vi devo dire? Signora, se vuoi dire. Salve, io volevo ringraziare il Presidente per aver dato alla mia azienda l'opportunità di partecipare alla realizzazione di questo evento, di questi bimbi che giocheranno in modo spensierato in una piazza, quindi faranno partecipare anche le loro famiglie in modo spensierato. E penso che questo sia un momento dove la spensieratezza sia utile un po' per tutti quanti noi, anche noi adulti. Dimostreranno sicuramente i loro genitori che possono giocare e rispettare l'avversario nella competizione onesta e corretta, quindi da soli riusciranno a rispettare le regole, e questo penso che sia una soddisfazione anche per i genitori che diventano a giocare. Ringrazio tutti quanti voi, mi sento orgogliosa di aver partecipato a questa cosa e sicuramente sarà una manifestazione piena di serenità. E ringrazio ancora. Grazie. Dunque, lei aveva anche un pensierino. Sì, e vorrei donare questo pensierino. Questa è una medaglia che verrà donata tutti i bimbi che parteciperanno alla manifestazione, in modo tale che ricorderanno questo giorno spensierato, e quindi noi le lavoriamo. Grazie. Già ricevere una medaglia, cosa, insomma, in una conferenza stampa non era capitato male, quindi insomma a prescindere è già un buon inizio. Io volevo un pochino adesso arrivare l'intervento veramente in modo breve, perché mi sembra che quindi l'iniziativa nella sua semplicità lancia dei messaggi molto importanti di ritorno allo sport proprio come semplicità, come momento ludico per giocare, per stare insieme, delle righe a terra per ritornare a giocare il calcio una volta, come abbiamo giocato effettivamente tutti, come ci siamo cimentati con vari sport, magari con una semplice palla, qualcosa che diventava la nostra porta oppure il nostro canestro, e soprattutto un messaggio anche educativo, quindi, no? Nel rispetto dell'altro, che ovviamente non è l'avversario da battere, ma invece è l'avversario con il quale competersi e mettersi in propria sfida, quindi per superare quelli che sono magari i propri limiti. Questi magari sono concetti che si apprendono da bambini, quindi è bene iniziative del genere promuoverle, è bene aiutarle, e soprattutto, ecco, sentire che ci sono vere persone che contribuiscono all'evento, che sono orgogliose di questo, penso che sia il modo giusto, sia il canale giusto per promuovere queste iniziative e renderle effettivamente educative. Io ringrazio tutti e chiedo alla stampa che l'intesa. Allora, io sono rammaricato perché non posso partecipare, in quanto 2004-2005... 2008 non è stato... Niente, purtroppo, questo è un grosso rammarico, vabbè. Quello che volevo chiedere è che, ecco, date, orari, perché non sono stati detti, e diciamo come si svolge l'insieme della manifestazione, per far capire alle persone un po' quando venire... darsi, ecco, un'idea degli orari in maniera particolare, delle date. Allora, ecco. Allora,
comunque, l'appuntamento alla società è alle 9.30, qui, 9.30, dopodiché alle 10 dovremo, usiamo il condizionale perché visto l'affluenza sarà un po' difficile, però sicuramente riusciremo ad iniziare alle 10. Dopodiché andremo avanti, ci sarà il saluto dell'autorità, se il sindaco, il vice sindaco, non so chi sarà presente, speriamo tutti e due, e ci sarà appunto il saluto dell'autorità a tutti i convenuti, e quindi poi andremo avanti fino a mezzogiorno circa. Dopodiché daremo il premio, questa medaglia ai bambini, e dopodiché faremo lo sciogliere delle righe. Eccola qua, questa è la medaglia della Lombardi Casa che daremo appunto a tutti i bambini. Bimbo. Intorno alle 12.30 dovremmo dare lo sciogliere delle righe a tutti quanti, e quindi ringraziare del lavoro venuto qui a Viterbo, che per noi è un motivo di orgoglio avere tutta questa società della provincia di Viterbo. Domenica? Domenica 19 maggio, sì, domenica a breve, insomma, ecco, domenica prossima. Si svolgerà qui e a turno, quindi... Sì, puoi rispondere tu. I tecnici del settore giovanile scolastico regionale ci hanno ipotizzato una serie di situazioni per consentire a tutti di giocare, perché, ripeto, non sarà possibile che tutti i partecipanti giochino contemporaneamente. Stasera alle 18.30 è prevista una riunione organizzativa nella quale sarà messo a punto il meccanismo per far giocare una delle ipotesi, ovviamente non è stato deciso, è che su ogni campetto due squadre giocano e altre due siano pronte ad entrare. Quindi due squadre giocano per esempio 10 minuti. Dopodiché subito si fa il cambio e giocano gli altri, in modo da tenere tutti in qualche modo impegnati e sotto controllo, perché sono bambini, avete visto, avete sentito, bambini anche di 5 anni, e tenerli a bada non sarà facile. Io temo che avremo, non problemi, avremo delle discussioni. Un bel da fare. Quindi, questa è una delle ipotesi e forse è quella che maggiormente consente di tenere tutti occupati. Dopodiché, se non ce la facciamo, perché il numero è ancora maggiore, e lì troveremo una soluzione, magari facendo un break dopo tre quarti d'ora, 50 minuti, diciamo dalle 10 alle 10 e 50, 10 minuti di pausa, e poi entrano gli altri che erano stati tenuti in disparte, perché purtroppo diversamente non si può fare. Però stasera ci sarà questa riunione tecnica organizzativa in cui sarà stabilito come sistemare e cercare di far giocare tutti il maggior tempo possibile. Questo è l'obiettivo. Sì, un'altra cosa importante è che non dobbiamo schematizzare nulla, cioè i bambini devono pensare a divertirsi e basta. È chiaro che qualcosa dobbiamo pure noi ordinare, perché sennò sarebbe un caos, però non dobbiamo tanto stare a guardare queste cose. Insomma, noi abbiamo invitato quei bambini per divertirsi, per giocare in una piazza meravigliosa e stop. Una cosa importante che mi suggeriva il consigliere Guarì è fondamentale, che non ci sono né vinti né vincitori, alla fine non esistono né vinti né vincitori, vincono tutti. Forse stupida, però la butto là, casomai la potete far vostra sia come organizzazione sia anche come amministrazione. Adesso stavo prima di uscire di casa, stavo vedendo quasi sicuramente domenica avremo Viterbese Arezzo. L'Arezzo sembra dalle prime indicazioni che sia poco intenzionato a giocare la notturna. Dato che qua finiamo a mezzogiorno e mezzo l'una, dicono con un microfono, insomma, a
stiamo parlando di 8, 900, 1000 persone che sicuramente non sarebbero venute, no? Anche ne prendiamo 100, 200, poi le dirottiamo, facciamo una domenica del pallone, stupendo. Posso dire una cosa? Cioè, poi gli passo la palla. Possiamo parliamo. C'è un altro appuntamento importantissimo nel nostro piccolo dilettantistico, che domenica a Montefeltro ci sarà la finale del titolo provinciale di terza categoria. Quindi alle ore 16.30 a Montefeltro si giocherà Barbara Romano o Mano Sport. Io capisco che rispetto alla Lombese e ultimi tempo, dopo la vittoria straordinaria ieri sera, però noi come organizzatori del nostro piccolo avremo anche questa grande manifestazione con due paesi come Barbarano e Onano hanno vinto il loro campionato di terza categoria e quindi aspettano questa finale scudetto, questa è la finale scudetto di terza categoria. Barbarano ha vinto il girone A, Barbarano Romano, e Onano ha vinto il girone B, quindi domenica a Montefeltro si contenderà il titolo alle 16.30, quindi noi già avevamo prevista questa straordinaria giornata di sport. Vorrà dire che diremmo allora chi vuole venire a Viterbo, chi vuole rimanere a Viterbo si gode la Viterbese, chi magari piace il calcio più piccolino si viene a Montefeltro. Faccio l'assist al vice sindaco. Io ho sempre negli occhi lo sguardo del mio primogenito, no? La prima volta che l'ho portato a Rocchi, poi la prima volta che l'ho portato all'Olimpico, no? Ora, per un bambino di 4, 5, 6 anni, 5, 6, 7 anni, un Rocchi che ripeto giocano il pomeriggio, che avrà comunque domenica una cornice penso straordinaria, no? È un occhio che poi dopo negli anni no. Io penso che questo sia un invito da cogliere, non soltanto per questa occasione, perché effettivamente è un'occasione, possiamo dire, ghiotta, no? Cioè abbiamo tante persone che sono effettivamente qua, che effettivamente anche se una buona parte potesse raccogliere l'invito, che sono sicuro sarà fatto, perché o io o chi insomma per me, mi ha consolato sicuramente sta rappresentante il sindaco, lo estenderà a tutti i presenti, penso che possa essere effettivamente un'occasione da poter non andare sprecato, per dare quella vicinanza, quel supporto degno, giusto, che adesso, di cui adesso hanno proprio bisogno, abbiamo bisogno della nostra squadra e che giustamente, come diceva, possa essere qualcosa da ripetersi, perché gli occhi dei bambini, che effettivamente magari portano i loro genitori, vivono un'esperienza sportiva dove tra l'altro la propria squadra, a prescindere se vince o perde, ma riescono a vederla, no? Da vicino. Penso che sia qualcosa di eccezionale, di particolare. E domenica sarà una di queste. Quindi sì, è giusto, bello l'invito e penso che debba essere accolto e riproposto. Quindi è un grazie a questo. Suggerimento, un assist, come diceva giustamente, visto che parliamo di termini calcistici, però è giusto, va supportato ancora di più. E poi una cosa, Ermanno, ti aspettavi di più? Hanno accolto l'invito con entusiasmo, sono stati forzati? No, perché come diceva Sarino abbiamo fatto quello che dovevamo, abbiamo chiamato delle società nella nostra delegazione per quelle società di Viterbo che dovevano rappresentare lo sforzo della manifestazione, perché le società di Viterbo devono garantire con la loro partecipazione un tot di bambini per garantire la festa. Dopodiché siamo passati alla seconda fase e siamo andati in provincia con telefonate, con lettere, con tante cosettine che insomma consideriamo che domenica in molti paesi ci sono delle feste, a Pendente c'è la festa di Pugnalone, a Calabria c'è la Santa Corona, poi ci sono le comunioni, le cresime, insomma sai maggio le domeniche che solitamente sono dedicate a ai bambini che vengono cresimati o prendono la comunione, quindi dice però io sono più soddisfatto perché se dovessero venire tutti i bambini che ha detto Savino credo che domenica sarà un grandissimo spettacolo, quindi auguro veramente che la gente di Viterbo al di là dei loro interessi se ci sono meno i bambini possono fare un salto qui in piazza perché per minuti per vedere veramente un grandissimo spettacolo e giocare ai bambini è la cosa più bella del mondo. Perché non bisogna dimenticare che il calcio è stato per quello del mondo, non dimentichiamo. Purtroppo qualcuno lo rovina, speriamo che siamo per te. Amareggiato per quello che succede.
nasce vuoto, quindi anche una goccia dentro è sempre qualcosa di positivo. Questo è il mio motto di vita, quindi sono sempre ottimista. Quindi penso che se non ci sono domande possiamo prendere fuori. Ci grazie. Vediamo domenica. A domenica. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Piazza del vicino, piazza del Comune, e ovviamente starò fino a 2 ore.